Non sarà bella da vedere, ma la Vastese del nuovo Corso Papagni è tremendamente cinica, non subisce gol, sa soffrire e quando può colpisce. E stavolta a farne le spese il Notaresco, che cade all'Aragona grazie ad un inizio di ripresa super che consente ai biancorossi di incamerare altre tre lunghezze che profumano davvero di salvezza. Consueto schieramento per Cudini, che ritrova Minella al centro dell'attacco, con Candellori che torna a fare la mezzala e Moretti e Laringe ai lati del bomber sudamericano. Schieramento prudente invece per i padroni di casa, ancora senza Leonetti squalificato e con Giampaolo la cui stagione è terminata. 3-5-1-1 per Papagni, con Sbardella, Del Duca e Iarocci dietro e Stivaletta alle spalle dell'unica punta Sciba. La prima emozione di una frazione che praticamente non ne regala arriva al 12° corner di Candellori. La difesa aragonese ribatte corto, ma bontà di prima intenzione, colpisce in maniera sporca permettendo a Patania di controllare un tiro centrale. Al 20° prova la risposta la Vastese, percussione centrale di Sciba stoppato dalla retroguardia notareschina e la battuta di Palestini non crea problemi a Monti. La Vastese prova a non prenderle e lo schieramento in campo impedisce grandi occasioni. Si va per tentativi molto sporadici, come quello di Stivaletta al 36°, davvero velleitario. Sarebbe potenzialmente pericolosa invece la sua ripartenza al 45°, ma il centrocampista sbaglia totalmente il servizio per Sciba. L'inizio di ripresa però regala subito il vantaggio di casa. Azione insistita degli aragonesi, Di Giacomo rimette al centro un pallone che sembra innocuo, ma prende in contropiede l'intera retroguardia del Notaresco, che non chiude su Genni Russo. Colpo di testa e Monti è battuto dopo 475 minuti. Altro gol di un difensore della Vastese dopo quello di 7 giorni fa di De Meio. La reazione ospite sarebbe già in cantiere, ma si scontra con il gol capolavoro al 55° di Cristian Stivaletta, sassata dalla distanza, pallone che bacia il palo e si insacca per il 2-0. Gol stupendo per Stivaletta, che esulta sotto la Davalos. Al 60° si rivede il Notaresco dopo minuti di sofferenza. Bontà prova da posizione defilata a battere Patania, ma la sfera finisce a lato senza deviazione. Ma sembra una Vastese trasformata quella che interpreta un secondo tempo a ritmi più elevati. Papagni richiama un applauditissimo Stivaletta per Cicerello, Cudini toglie Marcelli per Blando, ma Minella al 73° sfiora il gol che riaprirebbe il match con una punizione bellissima del centravanti che sfiora l'incrocio dei pali. La Vastese dall'altra parte, vicino al Tris al 77°, piazzato di Capellupo, ma alla testa di Sciba manca un filo di precisione. Dopo un miracolo di Patania a 5 dal termine, l'estremo difensore di casa prima rimedia sul compagno del Duca e poi rintuzza anche il rimpallo successivo a ridosso della sua porta. Non succede più nulla, la Vastese vince per 2-0 e in camera 3 punti d'oro nella rincorsa alla salvezza, e seppur si tratti dell'obiettivo minimo stagionale, essere ad un passo dal centrarlo è davvero una grande impresa. Presidente Bolami, dire che è una vittoria di platino, questo probabilmente è un eufemismo, un successo che vale tantissimo nella rincorsa alla salvezza, mancano pochi punti e mancano 5 giornate. Sì, una vittoria importantissima, una vittoria che dà morale, una vittoria che ci fa allontanare da questa classifica che non meritavamo dall'inizio, però purtroppo sono andate strane e questa è una strana che dove ci fa capire tanti passaggi negativi, ci rimbocchiamo le maniche, se Dio vuole ripartiamo. E cosa hai imparato da quest'annata? Guarda, io sono sempre abituato a lottare, non mi alzo la mattina per lottare, cioè aumentare sempre quello che ho sempre da fare, ed è normale che sono annate dove ti fanno capire tanti passaggi, però non mi arrendo, sono uno che la mattina, come dire, c'è un lavoro e questo è come il lavoro, bisogna alzarsi, riflettere, capire dove è sbagliato e ripartire dal prossimo anno se Dio vuole. Che voto dà Aldo Papagni? Voto 8, perché più che un grande allenatore è una persona che ha ricompattato questa squadra, perché questa squadra non ha da stare in questa classifica. È un allenatore di esperienza, forse in questi 3 anni di Serie D tante cose ho indovinato e l'allenatore non l'avevo mai indovinato, forse che è la volta buona. Abbiamo visto in settimana, insomma, ci sono trattative per l'allargamento della base societaria, ecco, se vuole fare un po' chiarezza, come stanno le cose, a che punto siamo? No, la Vastese è una macchina che corre, tutti fa piacere entrare in questa società, siamo persone serie, imprenditori, che lavoriamo per bene la Vastese e la gente si avvicina, e come è entrato il signore che annuncerò la settimana prossima, c'è un altro socio che entrerà, ma ripeto, entrano perché sanno come lavoriamo, noi abbiamo sempre costruito e mai distrutto. Angelucci, parla di Angelucci. Ma vabbè, è un nome che si dice in giro, però. Fino a quando non è la sicurezza, la settimana prossima verrà presentato. Persona che sarà con noi,
ci ha conosciuto e sa che persone siamo, appunto. Ha mareggiato un po' della contestazione durante la gara, anche al termine? Per niente proprio, ognuno è libero di fare quello che vuole, loro sono abituati forse a avere troppo velocemente, io faccio le cose con calma, la mia società facciamo le cose rette e corrette a lungo termine, forse sono abituati a stare in Serie C dopo un anno e poi fallire, cose che noi non abbiamo mai fatto e purtroppo è una società seria. Questa squadra è la seconda difesa più battuta ed è riuscita a fare due volte a rimanere senza subire reti, mettendo da parte i sei punti, questo diventa secondario, significa che i ragazzi hanno compreso l'importanza della compattezza, dell'attenzione, della concentrazione e quindi devo dire che questo dato va a merito di questi ragazzi che veramente hanno mostrato di volere la salvezza della Vastese e che in maniera particolare si allenano tanto bene da avere i crampi a fine gara. Lei li mette in secondo piano, però sei punti sono fondamentali a questo punto del campionato. Sì, sì, assolutamente, ci mancherebbe altro. Sappiamo che abbiamo dato una bella botta alla nostra classifica, in una classifica importante ma che non è definitiva, non siamo ancora salvi. Per vincere questa mini lotteria di uscire dai play-out è importante continuare a lavorare con grande serietà. Prima della gara ho voluto nominare un allenatore a cui io sono molto legato, che non c'è più, che è stato un ex allenatore della Vastese, Vincenzo Cosco, e ho detto che al di là di quello che sarà il risultato a fine partita, quello che sarà importante di qui alla fine è ciò che diceva Vincenzo. Vincenzo diceva: chi lotta sino alla fine non perde mai. Sercudini, era oggettivamente complicato reagire dopo quell'1-2 ad inizio ripresa. Beh, il problema è proprio quello, nel senso che sapevamo che la Vastese è una realtà in questo momento che vive di folate, di entusiasmo, quindi se lasciavamo loro un po' di iniziativa sicuramente potevamo rischiare qualcosa e così è stato, magari in una disattenzione che abbiamo concesso, e questo poi ha sbloccato la partita. Ci abbiamo rammarico perché abbiamo condotto la partita dall'inizio, abbiamo avuto il possesso palla noi, abbiamo, come credo la Vastese vorrebbe, però vedi, alla fine poi vince chi lo butta dentro. Noi in questo momento siamo un poco concreti sotto porta. Il rammarico è quello del primo tempo, di non aver giocato soprattutto ancora di più per cercare di sbloccare la partita.